Eccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV 7. Siamo in diretta sulla pagina Facebook. Avere Cesaro come ospite, vengo subito in mente anche lei come Cesaro, però più o meno è di una difficoltà, non so come fare i 40 km di una maratona e terminarla in maniera proprio distrutta. Lui riesce anche a distruggermi in tutte le trasmissioni che lo c'è l'ospite, piacevolmente. Lui riesce a distruggermi anche durante la pubblicità. Prego, Tulinetti. E volevo solo poi chiosare invece le affermazioni dell'onorevole, nel senso che io ho riguardato sta storia perché tipo spy story eccetera, e non è assolutamente ancora minimamente assodato, anzi per la maggioranza della comunità scientifica è contrario che il virus sia di origine artificiale, perché il 95% degli scienziati continuano a dire che è una mutazione da animale a uomo, come è stato per il vaiolo, come è stato per un sacco di virus. No, allora, quando però facciamo queste affermazioni, visto che né io né lei credo possiamo andare ad appurare la storia delle spinette, perché non siamo microbiologi o virologi o quant'altro, io cerco di tenere presente qual è il quadro geopolitico. Oggi gli Stati Uniti non c'hanno più la santa Unione Sovietica, che quello sì che era un nemico serio. L'hanno rimpiazzato un po' con quei quattro pezzenti di musulmani che hanno fatto fuori in 3 secondi nel momento in cui hanno voluto arginare, come dire, talebani e compagnia cantante, a livello, diciamo così, di forza che era in grado di occupare un pezzo nel Medio Oriente. Oggi stanno dirigendo i cannoni sulla Cina. Quindi la verità è morta su questa roba qui, nel senso che oggi la Cina, che presenta delle problematicità rispetto all'Unione Sovietica perché è molto meno aggressiva dal punto di vista militare, lo è molto di più dal punto di vista economico con le regole del capitalismo, tra l'altro paradosso dei paradossi, allora tutto quello che viene come notizie dalla Cina io francamente lo prendo con le pinzette, io perché non ho detto, preso, io non ho ce l'hanno detto, preso per i fondelli. Io non ho detto che è della Cina, io non ho detto questo. Io ho detto che lei ha detto che era in laboratorio, la maggior parte della gente che dice che è in laboratorio. Io non ho dato che è Cina, che io non ho detto, io ho detto che risulta che da tutti lo dico che è artificiale. Abbiamo avuto fior fior di professori che ci hanno detto il contrario. Mi permetta, da un'esigua minoranza, perché la maggior parte di quelli che studiano queste robe qua continuano poi, a dire che è una mutazione naturale. A prescindere da tutto quanto questo, in ogni caso ci sono stati dei fior fior di professori che una settimana ci dicevano una cosa e una settimana dopo ci dicevano un'altra cosa. E allora questo è il male. Questo è il male che abbiamo causato, che la gente non si fida. È da qua che dobbiamo partire. Dobbiamo essere più seri, dobbiamo essere più ponderati quando si mette in televisione. Massimo quelle figure che hanno determinate caratteristiche e che hanno determinate funzioni. Perché lo posso dire io per sbaglio, lo può dire lei, ma non lo può dire una persona che è un luminario su questa cosa. Perché Ma io le do ragione, possiamo parlare delle mascherine? Io ieri sono andato a trovare una mia mascherina, in ospedale mi hanno obbligato ad indossare l'FFP2, quella pure cinturata con tutte le cose. Quando 6 mesi fa portavo in ospedale invece un ospite delle comunità in cui io lavoro, mi hanno impedito di entrare con l'FFP2 perché dicevano non va bene, devi metterti la chirurgica. Allora siamo tutti d'accordo che in questi 2 anni ne abbiamo sentite di tutte e di più, però io credo anche che questo sia inevitabile quando le trasmissioni si fanno solo sul Covid. Oggi abbiamo tante cose, però siamo qua sul ancora COVID, a parlare io di COVID. Sono contrario quando come dire affrontiamo un evento che ormai per noi civiltà contemporanea era sconosciuto, nel senso che le pandemie forse ai tempi della spagnola, ma sono passati 50 anni, no 100 e 3 anni
103 anni è quella che c'era nel 58, che cos'era? Che ne sono era morti quella di Hong Kong, era l'asiatica. Allora, io so che mio nonno è morto, sì, non l'ho mai conosciuto, ne sono morti spagnola nel 1920. Sarà stata quella del 1969, quella era quella di Hong Kong, sono morte tantissime persone, però nessuno si è preoccupato di fare sto casino qua, insomma. Ma perché oggi, perché Cesaro, perché oggi siamo la vita umana ha un altro valore, e noi abbiamo, come dire, l'idea sostanzialmente che dai virus e dai batteri ci sappiamo difendere. Questa era la certezza della comunità scientifica. Oggi abbiamo visto un'altra cosa, e oltretutto nel 58 crepavano per le strade e non importava. Oggi, per fortuna, l'idea che una persona muoia in casa, come è successo in Lombardia ai primi tempi, senza che riuscissero a curarlo, perché non avevano neanche le risorse. Ed è colpa del virus o di chi col silenzio complice di tantissimi tagliato i posti nei 21 anni fa. 20 anni fa in Italia avevamo 320.000 Bravo. Posti letto. Perfetto. Adesso ne abbiamo 180.000. Di chi è la colpa del virus o di chi ha gestito la sanità pubblica? Bravo. Però non si possono andare avanti a fare politiche contrarie alla sanità pubblica, a tagliare i fondi alla sanità. Io sono uno statalista, io vorrei solo la sanità pubblica. Siamo statalisti entrambi, da un punto di vista diverso, per fortuna. Quindi io e te siamo completamente d'accordo. Ma ci mancherebbe altro. Però tu sai poi... Ma questi sono i dati, Toninetti. Abbiamo dimezzato i posti letto, questa è la realtà. Che oggi il sistema ospedaliero questo offre, e o cambiamo di nuovo la spesa, cambiamo il allora, perché poi le cose bisogna anche pagarle, allora o andiamo a recuperare i 120 miliardi di evasione fiscale, d'accordo, ma va benissimo. Benissimo, a me va benissimo, oppure è chiaro che questi sono a me i va benissimo modo, recuperare siamo andati fuori tema però Toninetti, in Germania avevo detto che Toninetti è come Cesaro. Mi hanno portato fuori terra. No, vabbè, tema. Ma si parla. Siamo andati a parlare di mascherine che avevo. Per il mi momento. Ha anticipato, ho detto, lei potrebbe fare il conduttore delle trasmissioni. Ce la caverebbe. Ma io non ho interrotto nessuno, no, però. Parla solo lui. No, ha cambiato ovviamente le tematiche. La gente a casa magari può complicarsi appunto il ragionamento che eravamo iniziato ed era iniziato nella comunicazione sui vaccini, se sono importanti, e nella scaletta. Siamo andati a sentire proprio l'immunologa Antonella Viola, proprio oggi. Sentiamo cosa ci ha detto. Chiaramente noi speravamo che non fosse necessario, cioè che il buon senso portasse tutti quanti a vaccinarsi, un po' come è successo per esempio in Portogallo, in Spagna. E da noi se ancora ci sono milioni di persone che non sono vaccinate, che mettono a rischio non solo la propria salute ma anche proprio il sistema sanitario, limitando l'accesso tra l'altro alle terapie intensive e agli ospedali per chi invece deve curarsi per altre malattie. Insomma, se vogliamo tornare alle nostre vite, forse dobbiamo veramente cominciare a pensare a un obbligo. Che Natale ci dobbiamo aspettare? Il Natale sarà abbastanza sereno per noi qui in Italia, perché tutto sommato da noi la situazione non è terribile. È vero che i casi aumentano, è vero che gli ospedali in alcune regioni cominciano a essere sotto pressione, però tutto sommato i numeri non sono minimamente paragonabili a quelli di un anno fa. Parlo dei numeri dei decessi, i numeri delle terapie intensive. Quindi il Natale certo dovremo fare attenzione. Io ho fatto per esempio la terza dose prima di Natale, così come lo sto facendo fare ai miei genitori e a tutta quanta la famiglia, proprio per poter fare finalmente un Natale con i genitori, quindi non lasciarli da soli come l'anno scorso, ma invece stare tutti insieme. Dobbiamo dare dei segnali molto chiari. Io non farò entrare in casa mia delle ho amici e persino qualche parente novax, ma non entrerà a casa mia a Natale, perché voglio proteggere non solo la mia stessa salute, ma voglio proteggere quella dei miei genitori soprattutto, quindi no, non entrerà. A loro e a chi manifesta ancora, fa cortei ogni settimana, cosa si sente di dire? Che messaggio vuole lanciare? Allora, ci sono due categorie di persone che non sono vaccinate ancora, quelle che hanno paura, e a queste persone dobbiamo parlare, dobbiamo spiegare che il vaccino è sicuro, che non ci sono effetti collaterali importanti, che comunque il rischio dato dall'infezione è decisamente più grande e che questo virus continuerà a circolare, per cui ce lo prenderemo tutti, cioè chi non è vaccinato si ammalerà prima o poi. E lì è come
non so, giocare alla roulette russa, può andare bene, può andare male. Invece a chi manifesta devo dire che basta, che ci siamo stancati, perché stanno veramente godendo delle libertà, no? Di uscire, di andare per strada a manifestare solo ed esclusivamente perché noi ci siamo vaccinati. Se loro non si fossero vaccinati saremmo tutti chiusi in casa in lockdown. Sembra abbia detto delle cose da approfondire, ho visto che lei scuoteva la testa. Per lei meraviglioso. Mi è sembrato un po' strano che abbia detto, ma probabilmente ho capito male io. Che vista fatta questa mattina? Sì, ho capito male io, forse ha detto ci facciamo tutti la terza dose prima di Natale, però a Natale non viene nessuno senza vaccino a casa mia. Ma lei può fare quello che vuole, però voglio dire, ma si sono vaccinati con tre dosi e allora... sommessamente, ma il vaccino a cosa serve? Cioè, ho tre dosi e non posso far avvicinare nessuno che non ha il vaccino, perché allora è come il se tu copre è come 90%, se tu Toninetti vai al mare, ti spalmi di crema, quello di fianco a te non ha la crema e tu ti incazzi perché hai paura di scottarti, ma saranno affari suoi, non tuoi, no? Ma che discorsi sono? Cioè, ma è veramente una cosa, io non riesco a capire questa cosa qua. Cioè, non riesco a capire come i Novax. Io non sono un Novax, a me non me ne frega niente. Cioè, io adesso non mi ricordo che io una volta ho fatto un vaccino con una zolletta, forse era il 1966. Ma comunque quello lì l'ho poi fatto. Poi non è più fatto. E me l'hanno fatto. Non lo so, non mi ricordo. Ma cosa faccia la conta dei vaccini? Voi farete la conta dei vaccini. Io la faccio la conta di altre cose, insomma, ecco. Certo. Ma voglio dire, però. Secondo me questa faccenda dei Novax, che sono loro che mandano sui contagi, allora i Novax sono quattro gatti, l'hanno detto tutti, no, un milione non vanno e mezzo. Più in piazza, non possono più andare nei ristoranti, nei bar, in cinema, in discoteca, in palestra, in piscina, stanno a casa, ma allora come mai aumentano sti contagi? Tu Toninetti che ti informi, in Austria l'8 di novembre hanno fatto un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati, l'8 di novembre c'erano circa 8.000 contagiati in Austria, che ha 9 milioni e mezzo di abitanti, 9 milioni di abitanti,8.000 l'8 di novembre, il 19 di novembre, il giorno prima che facessero il lockdown anche per i vaccinati, c'erano 15.000 contagi. Perché covava. Dico, sono il doppio nonostante i Novax fossero costretti in casa. Allora, secondo me c'è una narrazione, come diceva Caon, c'è una narrazione che non ci convince, no? Quando è venuta fuori la terza dose e un membro del CTS, di cui non ricordo il nome, ma due settimane fa ha detto la terza dose durerà dai 5 ai 10 anni. L'avete letto, spero, no? Dai 5 ai 10 anni, un membro del CTS. Prima di dire cazzate, uno dovrebbe pensarci, perché poi la gente ci crede. Poi Pregliasco due giorni fa ha detto stiamo già puntando alla quarta dose. Allora che si mettessero d'accordo, no? Tu non puoi dire la terza dose dura dai 5 ai 10 anni e la quarta la stiamo già predisponendo, perché è un ossimoro, la gente non ci crede più. Secondo me è l'informazione, come ha detto Caon, io sono d'accordo con lui, anche se lui magari è un provax, si farà 20.000 vaccini, ma non mi interessa, però il concetto dell'informazione deve essere corretta, alla gente non puoi raccontare le balle, sia da parte dei Novax sia da parte dei provax, ma chi ha un ruolo istituzionale o vero o presunto, come ce l'ha Bassetti, Galli, quella gente lì, deve dire le cose esatte. Allora io mi guardo il CDC americano, che è l'Istituto Superiore della Sanità americano, no? In America fino a qualche giorno fa hanno fatto 459 milioni di dosi di vaccino. Hanno rilevato, ma devono vedere se tutti sono attribuibili al vaccino, 10.128 morti, decessi, 10.128. In Italia abbiamo fatto 95 milioni di dosi contro i 459. Morti per il vaccino, rilevati, 19. Ma adesso, o a noi hanno dato i vaccini, quelli stratosferici, quelli con la criptonite, quelli fortissimi, o noi come nazione siamo semidei, superuomini, o c'è qualcosa che non quadra. Sì, non ho capito, morti per il vaccino 19, mi sei... Allora, in America, negli Stati Uniti, Italia, hanno attribuito in Italia, tramite in Italia, il... No, in Italia ho detto 19 morti.
attribuibili al vaccino, 2 ogni 10 milioni di dose. Su quanti morti ho avuto in Italia? Mi scusi, 2 morti, cioè quello che dicono i scienziati. No, le faccio una domanda. 2 morti ogni 10 milioni di dosi. In Italia, in questo periodo, dall'inizio del Covid, quanti morti ha avuto? 100. Ma non c'entra mai il vaccino, è un'altra roba. 130. Allora, i 130.000 sono morti con Covid o per Covid, non si sa. Ma io sto parlando dei delle morti che in qualche modo sono attribuibili al vaccino. 19 in Italia, su 95 milioni di dosi, su 100 milioni di dose, 20 morti. E quella, negli Stati Uniti, è il dato su 460 milioni di vaccini, 10.128 morti. Lei capisce che c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, voglio dire, o negli Stati Uniti sono idioti, però Tuninetti, anche se un... come si dice, uno che prima ha detto la meravigliosa Unione Sovietica, ecco, ma sì, ma Trina Ricciuto è roba di Guareschi, non frequento più. Ecco, ma voglio dire, lo sa che negli Stati Uniti ci sono istituti che sono seri da quel punto di vista lì, saranno privati, ma io tutte le volte che tu citi dei dati dovrei andare a prendere il telefono e controllare, perché già in altre occasioni, siccome noi ogni tanto ci incontriamo, questo è il classico esempio. Se no, posso, ma scusa, no, ma io questo è un classico, no, 18.200 persone è un po' che parlate tutti e tre sopra, vorrei, a casa non capisco, vorrei, ma se vorrei... voi non vi informate non è colpa vabbè, mia, non certo, potete certo. attribuire a me questo, mancanze che avete voi, questo, io mi informo e mi ricordo, questo, voi le leggete news, Topolino però. E non sapete nulla del vaccino, problemi vostri, posso frequentare siti di fake news, pedagogo qua io, il problema è che ci sono anche gli asini che volano, ma volevo dire che gli asini che volano, Cesare, telefonino delle volte e internet, per semplificare la parola, non sempre dice. Beh, ma sì, io vado nel sito ufficiale, ufficiale del DCC americano, siccome so anche leggere l'inglese, non guardo solo le figure, certo. Qualcosa capisco, questo, insomma, ecco. È il classico esempio di disinformazione. Ma tu non sai neanche cosa dici, scusa. Va bene. Tu sarai anche epidermicamente simpatico, ma non sai neanche quello che dici. Lo so. Non è disinformazione, io leggo, sono numeri. Perché se leggessi, se dovessi fare l'esegesi dei luoghi comuni avrei qualche problema. Parli solo ma i numeri, dei numeri per uno che ha fatto il te. Liceo scientifico e che ha portato matematica come prima materia e ho preso anche un buon voto, i numeri, sono insindacabili, sono numeri. Uno, due, i se numeri, a casa tua 2 più 2 fa 5, prenditela con Renzi, non è affare mio, i capisci? Numeri, come diceva Tito Boeri, non si lasciano intimidire, da te, soprattutto da te. Allora, la questione è questa, ha direttore. Ha detto delle cose non vere. Sì, ha detto... No. No, io non so se ha detto delle cose non vere. Non sai, ha citato a caso delle statistiche, le ha messe insieme, le ha correlate, cioè cose che non si fanno nella statistica normale, insomma, no. Vabbè, ma lui può dire quello che vuole, tanto a lui non crede nessuno, per essere chiaro. Crederanno no, a te? Non credono nessuno. A te non crede nessuno. Tant'è vero che sono insignificanti dal punto di vista politico. Ma mettiamo che io mi iscrivo a Fratelli d'Italia, ho il 21% dei voti. Allora sono insignificante? No. È la testa allora che no. significa. Allora testa no. Destina. Allora no. Tu eri siccome, col PD, avevi il 40% non sei... e non capivi niente neanche ma col PD. Siccome non adesso sei in Italia Viva, avete l'1% e capisci uguale. O anche allora. Perché l'età? Lei... Che lui faccia di tutto per non farmi dire le cose che devo dire, io ma le dirò lo stesso, che voglia o che non voglia. Allora, dico questo, pochi minuti fa è passata una persona molto intelligente, molto capace, molto autorevole e ha detto le cose che vorrei aver detto io, la professoressa Viola che hai... che hai intervistato, ha detto tutte le cose giuste. Perché fa quella faccia? Lui dice tutte le cose sbagliate. Io a chi volete che creda? A Viola o a Cesaro? Credo 1000 volte alla Viola e 0 volte a Cesaro. Cesaro può dire quello che vuole, tanto quello che conta è quello che dice la Viola. Sì. Ci dobbiamo vaccinare tutti e quelli che non si vaccinano li prendiamo e li vacciniamo. Hai capito? Se vogliono e se non vogliono. No, olio di ricino, hai capito? Ecco, se io dicessi una cosa del genere mi denuncierebbero per apologia. Lo dice uno che quando parla di olio di ricino dovrebbe in qualche modo prima informarsi e va bene tutto. Cioè, ma io infatti prima ho chiesto a Scopelliti, l'olio di ricino. Direttore mi scusi, io ho chiesto a Scopelliti, ma non era una domanda retorica la mia, ma com'è che fate a vaccinare tutti? In che modo? Cioè, perché non è una cazzata? E poi il vaccino obbligatorio, Scopelliti, forse lo sanno anche delle parti tue, prevede che se diventa obbligatorio... La censurazione. Parlavo di altre zone. Ma prevede che se tu hai una
un effetto collaterale. Lo Stato deve pagare, capisci? Deve pagare, perché tu sai benissimo. Leggendo i dati, perché ho aperto una pagina dove sostanzialmente... Perché poi veramente non è la prima volta. Allora, dove dice, altra fonte molto affidabile, dice... Fermo un attimo, lei Roberto Cohn guardava con molto interesse lo spettacolo tra Cesaro e Scompelliti con un sorriso. Con interesse no, guardavo così, con un sorriso. Io parto dal presupposto che questa è una maledizione che purtroppo dobbiamo affrontare. C'è una cosa che io dico ai Novax. Io sono d'accordo che il vaccino... Cosa ne pensa prima di quello che ha detto la Viola? Poi parliamo dei Novax. Ah, la Viola sta facendo il suo lavoro, sta facendo opera di convincimento, come è giusto che sia, alla gente che non si è vaccinata di andarsi a fare il vaccino. E potrebbe dire c'è da fare il vaccino, punto e basta. A casa sua puoi fare entrare chi vuole, fa quello che vuole. Questo perché io non racconto mai a casa mia chi viene, chi va, chi viene a mangiare, chi non viene a mangiare. Sì, ma l'ha dato come ragionamento. Ho capito, però poi le interpretazioni, come ha avuto Cesaro, questa è cattiva informazione. Ecco, hai visto, si vaccinano, però c'è uno che non si vaccina, hanno paura, e allora cosa serve fare il vaccino? E questo alimenta le piazze. C'è poco da fare. Queste sono, quando si lancia un sasso, non si sa quanti cerchi fa nel mezzo dell'acqua, sono infiniti. E anche quando ci sono certe persone, dovrebbero dire c'è da vaccinarsi, punto. Anzi, dirò di più io. Io dico c'è da vaccinarsi perché? Perché se il vaccino fa male, e sappiamo che il vaccino una parte fa male, ma oggi è il male minore, perché io me ne devo inoculare tre? Perché tu non ne vuoi fare neanche uno? Bravo. Se il vaccino fa male, e siamo d'accordo, e siccome il male è minore in questo momento, perché io me ne devo fare tre, perché tu non ne vuoi fare neanche uno? Questa è la grande base. Le faccio una domanda, ma perché il vaccino fa male quando tanti luminari dicono che non è buono? Visto, partiamo dal presupposto che il vaccino, come dicono tutti, ha una parte di... Roberto, lei ha detto una parte, il vaccino fa male. Ipotesi che... L'ha detto lei, ma perché così... Quando tutti quelli che, ovviamente anche quella che abbiamo sentito la Viola, ma tantissimi altri, dicono che è ininfluente e non fa male. Insomma, iniettare un qualcosa va sempre a disturbare un sistema. Anche una cardioaspirina. Hai capito? Anche la cardioaspirina. Che da 100 anni che le prendiamo, per cui magari... Cioè, mica detto che l'aspirina faccia sempre bene. L'antivaiolo protegge sicuramente. Però, oggi cosa ho detto? Io ho detto protegge che sicuramente da tutto... È il male minore, però a questo punto anche chi non lo vuole fare, siccome io ne devo fare tre o quattro o cinque, non lo so quando devo fare, perché devo mantenere queste persone che si sono messi in testa di non farlo. C'è qualcosa che... E quindi io lo rendo obbligatorio. Però, siccome l'obbligatorietà di quando c'era il servizio di leva c'era e si faceva, in qualche maniera faccio la stessa cosa. Quando c'era il servizio di leva, non è che potevi dire io non vengo in caserma, mi venivano a prendere. Scusa, potevi dirlo, facevi l'obiettore di coscienza. Bene, ma facevi l'obiettore di coscienza. L'obiettore di coscienza dagli anni 80 ma in poi. Ogni prima caso... ti venivano a prendere e ti portavano in ogni casa. Perché non si può fare. Io mi ricordo quando c'era la leva, non c'era un via di mezzo. Scappavi dall'Italia, sono di lavorare in Belgio, in Svizzera, poi sono stati tornati a casa, hanno dovuto fare l'anno in militare. Io mi ricordo quei tempi là, no? Anche il vaccino contro la poliomielite era obbligatorio, certo. Sono obbligatori sulla carta. Quello che io invece voglio fare pungolare anche il governo e tutta la scienza che c'è dietro, ci stiamo fissando troppo solo nei vaccini. Cioè il vaccino non sarà una cosa risolutiva, l'abbiamo visto. Allora io dico che tutte le cure che si possono mettere in atto, sia per anticipare il Covid e sia il post-cura, devono essere analizzate e portate avanti dagli studi più in fretta possibile, con più convinzione possibile. Io per esempio ho fatto un'interrogazione più volte al Ministro della Sanità,
Perché ci sono delle tecnologie che vengono utilizzate dalla NASA nelle navicelle spaziali, perché stanno via mesi, e dove non possono prendere il raffreddore, cioè fanno di tutto, mangiano, bevono, vomitano, perché a quei livelli là, su quel sistema là, e però hanno un sistema di rigenerazione dell'aria e di sanificazione che funziona. Perché queste tecnologie avanzate da anni non si possono utilizzare nelle canali di areazione dei grandi centri commerciali, degli ospedali stessi? Nelle scuole. Perché il ministro non si prende questa cosa e la porta avanti, o chi per esso? Tutti quanti si volatilizzano davanti a queste tecnologie. Anche nei trasporti. Nei trasporti, certo, ma treno. Ecco. Allora, tutto quello che è possibile, come ha detto, come si dice, il Green Pass. Nessuno piace il Green Pass, però il Green Pass, se serve anche per salvare una persona sulle 130.000, va utilizzato. Qualsiasi cosa che ci sia, che ci può dare una mano per andare fuori da questa pandemia, va utilizzata e non va presa con leggerezza, sia nelle cure per anticipare, diciamo così, e per o quelle dopo. Perché il vaccino abbiamo visto che ci dà una grossa mano, perché guardiamo quei paesi tipo la Romania o tipo la Russia che non hanno voluto vaccinarsi. O la Bulgaria. Veramente stanno vivendo un momento come noi i primi, cioè, 2 anni fa. Qui ancora, bene o male, siamo ancora un po' allentati. E poi c'è un'altra cosa di passaggio. Io non sono un studioso, non capisco niente. Però qual è la differenza tra l'estate e l'inverno, che questo diventa più virale? Che d'inverno vivi dentro una casa, come ha detto lei, ci vorrebbero ovviamente anche i meccanismi della tecnologia moderna per arieggiare ovviamente i locali. C'è un discorso. D'estate sei fuori. Questo è che fuori, che da quando si sposta poi il pianeta, i raggi ultravioletti sono più forti. Allora, perché non dotare di sistema di raggi ultravioletti dove è possibile? Non mi venite a dire che fanno male, perché la gente va a farsi i lettini per abbronzarsi. Sì, ma rischia. Ho capito che rischia, ma si mette a 10 centimetri. Ne vendiamo tutti extracomunitari dopo. Si può anche fare che, finito qua la nostra trasmissione, se accendesse, figli, andiamo fuori per il caffè. Cioè, mica detto che devono essere tutti i tipi. No, ma ci sono mille opportunità. Noi abbiamo tanta tecnologia, ma ci siamo troppo puntati sul vaccino. Cioè, che il vaccino, come l'influenza, ogni anno lo dobbiamo fare e dura 4 mesi, perché il mio dottore mi dice: cerca di farlo un po' più avanzato, perché quando l'influenza è molto alta, molto carica, tutti ce l'hanno, almeno sei un po' più preparato. Ho avuto guardia ospite in tempi, ora in pensione, ma poco tempo fa, il professor Rossi, che era proprio uno che cura i tumori della pelle, i neo e tant'altro, e ci ha portato ovviamente delle statistiche dove la gente del nord, e quelli del sud dove erano professori, non hanno problemi. La gente del nord, la gente soprattutto di colore un po' più chiara degli altri, ha molti più problemi di pelle, e ci ha spiegato diversa. Una tecnologia che adesso non è stata. Io non sto dicendo che quella è la soluzione, ma attenzione, un conto è stare solo sul lettino e un conto è fare andare anche gli ultravioletti quando il posto non c'è. Ci sono delle tecnologie che ci possono aiutare, sicuramente anche il lettino non fa bene le gambe. Io non sto dicendo che lettino. Cesaro che va a abbronzarsi. Ma cosa va a abbronzarsi Cesaro? Però è una tecnologia consentita. Però, è consentita. Conte, allora, per favore. Secondo lei il ministro della pubblicità, salute, ho la pubblicità. È della ho fatto la battuta di Cesaro che si abbronza per andare in pubblicità. Tra poco. Vado un attimo sul lettino io.